Comandante, quella di oggi è una doppia festa perché ricorre l'anniversario della nascita del corpo delle Capitanerie di Porto e poi c'è stata l'inaugurazione di Largo Guardia Costiera Pescara. Finalmente il coronamento di un sogno che abbiamo sempre avuto, quello di dare un maggiore risalto a questo simbolo della Guardia Costiera che ci onora e ci rende orgogliosi, che è l'aereo. Quindi il Largo Guardia Costiera nasce da un progetto d'intesa con il Comune che il Sindaco ha subito sposato e l'abbiamo realizzato grazie a loro ovviamente, e noi veramente sarà un vanto per noi e per tutto il corpo. La cerimonia di oggi conferma il grande legame tra la città di Pescara, una città di mare, e il corpo delle Capitanerie di Porto, in questo caso di Pescara. Certo, ogni città sede di porto ha un rapporto diverso con l'amministrazione comunale perché la maggior parte delle attività si svolgono proprio sulla fascia costiera e Pescara ne è la prova con tutti i suoi chilometri, circa 100 km di costa con gli stabilimenti balneari. E quindi la tutela dell'ambiente, i controlli, tutto quello che riguarda queste concessioni le facciamo sempre d'intesa con loro, per cui c'è un feeling perfetto su queste questioni. Oggi è l'anniversario della nascita del Corpo delle Capitanerie di Porto, nato il 20 luglio del 1865, quando la capitale italiana era Firenze, quindi pensiamo un po' quanto tempo fa. E le Capitanerie di Porto hanno svolto sempre un ruolo importantissimo nel nostro territorio, nella nostra nazione, che è una nazione che ha 8.000 km di coste, l'Abruzzo ne ha 170, per noi vedere le divise bianche della Marina Militare, delle persone che sono addette alla sicurezza e al servizio a mare è una garanzia e quindi ci piace sottolinearlo, ci piace riconoscere al Corpo delle Capitanerie di Porto un ruolo importante e fondamentale sulla nostra realtà, sulla nostra comunità, e per questo le dedichiamo questo spazio di fronte all'aeroporto e credo che facciamo un atto giusto, un atto che era doveroso fare, lo facciamo in un giorno importantissimo, significativo, per rinsaldare ancora di più il rapporto tra la città e il Corpo della Capitaneria di Porto e della Guardia Costiera.